Sergio da Ravenna, vai Sergio. Ciao Cruciani, sono Sergio da Ravenna, sono un puttaniere e sono un amico degli ebrei. Però io vorrei le due cose non hanno una relazione. Sì, ma come no? Hanno una relazione, perché io ho 70 anni, sì. Ho cominciato a 11 anni a farmi delle seghe e mi sono trombato più di 200 fighe, una diversa dall'altra, senza pagarle. Ma chi se ne frega? No, questo è buonissimo. Come se ne frega? No, a me me ne frega moltissimo. Cosa mi interessa a me di quello che ha fatto lei? No, a me me ne frega moltissimo. A me me ne frega privato, ma... Io ho bazzicato, cioè, le più belle balere dell'Emilia Romagna. Sì. Ho conosciuto Mina Lucio Battisti e ho trombato per 2 anni la più bella figa dell'Edi Godiva. E chi sarebbe questa? Scusa, questa grande figa. Ma perché dovrebbe interessare a me quello che ha fatto? A me interessa moltissimo. Perché io voglio una spiegazione da Parenzo. Io ho 70 anni. Sì. Ho una moglie che ne ha 68 e non chiava più. Con chi devo andare io per chiavare? Ma ne parli con un analista, con un psichiatra. Ma che analista costa? Gli analisti. Ne parli col suo geriatra, se no. Ma che geriatra? Ha 70 anni già. Io ho 70 anni, nella testa c'è solo la figa. Quando non chiamo mi devo fare una sega. Cosa devo fare? Ma parli, lei ha 70 anni, parli di questa cosa col suo geriatra. Che geriatra? Io parlo di figa. Le donne le facevo sborrare 3-4 volte di fila. Calma. Ne parli con sua moglie, mi pare evidente. Mia moglie. Cosa ne parli? Ma non ho capito perché tua moglie a 68 anni non chiama più, spiegami Sergio. No? Esatto, ascolta, devo interromperti, c'è un problema, ciao. No, aspetta, ferma, dove vai? Ci sarà la moglie all'ascolto. Vieni tutta in casa. Sì. Questa è la moglie. Venivamo a vedere il capannone, chiama. Mi passi la moglie? Mi passi la moglie? Fermi tutti. Pronto, richiamalo. Sì, sì, no, richiamiamolo, così parliamo con la moglie, gli spieghiamo la questione Sergio, alla moglie. Sergio, aspetta. Sergio. Oh. Aspetta, non se n'è accorto, fermo. Voglio parlare con sua moglie. Aspetta, fermi. Signora, attenti al bestemmione. Suo marito va a prostitute, signora. Signora, suo marito va a prostitute, se ne rende conto? Sergio. Sì, fammi Sergio, passami tua moglie un attimo. Suo marito va a prostitute, signora. Passami tua moglie un attimo. Sergio. Signora? Sergio. Ma se n'è accorto o no? A me gli sono rischiati delle volte, basta, perché glielo ho detto che non lo porto più da nessuna parte. Infatti non siamo venuti a casa e dovevamo chiacchierare io e lui. Sergio. Sergio, passami tua moglie, dai. Gli ha rotto la porta, gliel'ha tirata su, quella da tirare a calcio. Voi hai visto cosa anche l'altro, per l'amore del cielo, però quando sei a casa degli altri fai solo per... Ma che sta succedendo? Sta raccontando di uno che ha staccato una porta e gli ha tirato addosso. Sergio, ma ci stai facendo sentire tu oppure hai lasciato il telefono acceso? Sergio, paraculo, dimmi. Sergio. Dai, chiudiamo, richiamiamolo. Io ho dai, sempre chiudiamo. Detto che chiamano degli instabili, però è evidente.